Cioè, lui dice, non è un problema che noi non vogliamo rimborsare che ha la pensione da 5.000 euro, è che non ce lo possiamo permettere, perché se andiamo a prendere quei soldi lì da altri settori, vuol dire togliere servizi, togliere asili, togliere professoresse, dalle, maestre dalle scuole, come facciamo? Bisogna partire, secondo me, da una premessa di verità. La premessa di verità è che i soldi non sono stati tornati per intero a chi ha le pensioni più basse. Quelle che prendono 1.100 euro al mese non hanno ricevuto indietro quanto dovuto. Non è vero che sono stati colpiti soltanto chi prende 6.000 euro al mese. È stato tornato meno della metà a chi prende 1.100 euro netti al mese e magari ha il figlio disoccupato a casa da mantenere. Non è un anticipo, però è un anticipo. Non è un tanto, ma non è un anticipo. Vuol dire che questo si è risolto il problema. L'ho chiamato bonus, è carino. Quindi ci arriviamo. Quindi che Renzi vada in TV a dire abbiamo voluto colpire chi prende 6.000 euro al mese e tutelare le pensioni più basse è l'ennesima balla renziana. Ne prendiamo atto con rammarico, però penso che in questo momento, soprattutto in cui il Paese sta vivendo una grave crisi economica e anche i pensionati la vivono sulla loro pelle, bisogna perlomeno avere il coraggio di raccontare la verità. Dopo, ripeto, io non pretendo che nessuno abbia la bacchetta magica, però penso che ci sia il diritto dei cittadini che la politica gli dica le cose come stanno veramente, altrimenti continuiamo a raccontare delle balle in giro e non arriviamo mai ad affrontare il problema. Seconda cosa, penso oltretutto che sia colpevole mettere i pensionati contro i giovani, contro il lavoro, contro l'impresa, perché quei soldi che sono stati fregati ai pensionati non è che li hanno presi e li hanno dati ai giovani per avere un lavoro e per avere una previdenza migliore. Sono stati utilizzati in parte per coprire dei buchi pubblici, colpa della politica. In secondo luogo, e bisogna ricordarlo, noi stavamo andando in adesso, sì, anche questa è la leggenda, ti rispondo. Seconda cosa, sono stati utilizzati per pagare i debiti delle banche tedesche e francesi perché erano esposte coi paesi come la Grecia. Quindi i soldi dei pensionati sono andati alle banche tedesche e francesi usciti dall'Italia. E questa è la verità dei fatti. Se devo dire poi rispondere a queste continue provocazioni che arrivano dal PD, stavamo andando nel disastro. Io ricordo che in questo momento in cui siamo oggi, dopo la cura Monti, Letta e Renzi, la disoccupazione rispetto a quel dramma fantomatico che loro raccontano è salita di 4 punti. Il debito pubblico è al massimo storico.